Il Museo Galleria del Premio Suzzara. Il Premio Suzzara nacque nel 1948. Lo inventò Dino Villani, grande pubblicitario, con il sostegno del sindaco d'allora Tebe Mignoni e da Cesare Zavattini. Si distinse subito come premio d'arte dalle analoghe iniziative del tempo per tre ragioni: la composizione della giuria, il carattere dei premi e il tema lavoro e lavoratori nell'arte. La giuria da regolamento non doveva essere composta soltanto da esperti come galleristi, storici e critici d'arte, giornalisti, ma anche da un operaio, un impiegato e un contadino. I premi erano messi a disposizione dai contadini e dagli operai di Suzzara e da tutte le forze produttive del territorio. Potevano essere prodotti della terra o altri che venissero offerti. La forte valenza simbolica sintetizzata da Dino Villani nello slogan «Un vitello per un quadro, non abbassa il quadro, innalza il vitello» stava nell'equiparare il valore dei prodotti del lavoro artistico, che diventavano proprietà del comune, con quello dei prodotti del lavoro contadino e operaio. Nel 1975 nasce la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, che nel 2002 diventa museo col nome Galleria del Premio Suzzara. Il patrimonio è costituito da circa 900 opere acquisite nel corso di una storia iniziata nell'immediato dopoguerra. Dal 2018 è in corso un'edizione speciale del Premio Suzzara definita Arte Lavoro Impresa, che coinvolge le aziende del territorio per la produzione di opere d'arte come bene comune.